Cari amici, buongiorno a tutti voi che siete in ascolto. La veglia di questa mattina concerne Colossesi 3, versetti 23-24. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché voi servite a Cristo, il Signore. Qualunque cosa facciamo, grande o piccole che sia, dobbiamo farla alla gloria di Dio e non per compiacere gli uomini. Facendo le cose per Dio, non siamo vincolati alle persone, eventi e cose. Non saremo presuntuosi e non daremo la gloria a noi stessi, ma a Dio, specialmente quando gli altri si complimentano con noi. Non saremo negativi, non ci sentiremo sconfitti quando gli altri ci denigrano o fraintendono. Quando facciamo le cose davanti a Dio, dobbiamo accettare le sue osservazioni, perché così facendo possiamo fare ogni cosa con tutto il cuore per amore di Dio e per pagare questo amore. Solo tale servizio sarà fatto secondo il cuore di Dio. Poniamoci a questo punto la seguente domanda. Quale sarà quella ricompensa per ciò che facciamo per il Signore? Dio ci ricompenserà nell'eternità. Diventeremo i Suoi eredi. Il che vuol dire che quando Gesù ritornerà, ogni cristiano sarà un'eredità a Dio per l'eternità. La parola eredità implica che la ricompensa viene dalla grazia. È un debito che Dio pagherà perché ha promesso questa ricompensa. Generalmente molte persone oggi vanno al lavoro considerandolo una corsa al successo, eppure odiano ogni minuto di esso, mentre un cristiano, qualsiasi cosa fa, lo fa per servire Gesù Cristo. E allora la sua prospettiva cambia completamente, perché egli sa di ricevere piena giustizia nell'eternità. Cari amici, qual è il nostro approccio nel servire Gesù? Lo facciamo per vanità? Lo facciamo per ricevere le elogi terreni? O perché crediamo di essere salvati attraverso le opere? La risposta a queste domande troviamo nel versetto 25 che dice: ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatte, e non c'è parzialità con alcuno. Possa il Signore illuminare ciascuno di noi affinché tutti i Suoi operai ricevano un giorno questa ricompensa eterna. Chiediamo il battesimo dello Spirito Santo quotidianamente per rinnovare il nostro zelo, per servire Cristo con cuore allegro e gioioso.